Ciao. Eccoci qua. Col lago di Santa Croce sullo sfondo. Siamo quasi a 1000 metri. Esatto. Ieri eravamo al mare, oggi siamo in zona Belluno. Fa più caldo qua. Bellissima giornata di sole. Storiellina di oggi. Macchina confezionatrice. Un'azienda farmaceutica compra una macchina confezionatrice per metterci una polverina magica dentro delle bustine. Che fa tanto bene, una polverina che fa tanto bene. La macchina l'hanno comprata anni fa, quindi il prodotto era il prodotto 1, poi il mercato è cambiato e hanno cambiato la polverina da mettere dentro le bustine. La macchina già c'è, la linea già c'è, usiamola. Esatto. Cos'è sta roba che vuoi usare? Che si sono accorti che il prodotto 2, la polverina, è infiammabile. Ah, e quindi magari succede un fuochetto dentro? No, il problema, non è successo niente, però il problema è che la macchina non è ATEX, non è stata pensata per le polveri infiammabili. E quindi? E quindi bisogna che la polvere non si accenda. E come si fa? La soluzione tipica per evitare la ATEX è pensare ai ventilatori. Perché tu fai entrare tanta aria e sei fuori della miscela esplosiva. Esatto, un comburente combustibile in però ci vuole un bel ventilatore ATEX, solo lui. Sì, e bisogna fare dei calcoli, non è che si fa la cosa così a muzzo, però... Ah no, quello no, mai. Basta chiamare quello giusto del ventilatore. Un buon fornitore di ventilatori, un buon ingegnere che ti faccia i consigli giusti, i calcoli giusti, ed eviti la ATEX. Hai qualche idea? Tante idee. Ciao. Ciao.